Un saluto agli amici di Como City, eccoci qui al nostro focus settimanale, appunto Como City Focus. Di fatto è la seconda settimana del sito Como City, appunto rivisto e corretto. Il sito lo potete vedere alle mie spalle, con tante eccellenze, con tante notizie di cultura e anche legate al nostro territorio. Allora, questa settimana vorrei soffermarmi in particolar modo su due iniziative importanti, significative. Ne abbiamo parlato nel corso appunto di questa settimana, a partire da Piazza Gobetti a Como. Molti lo sanno, quelli che abitano in città sicuramente sì, e sanno che è una zona assolutamente degradata, dove negli anni scorsi addirittura ci sono stati anche dei giovani che si sono sentiti male per l'uso di droga. Ebbene, il Comune ha deciso finalmente di dare una svolta importante e radicale, cambiandola completamente. Fiori, la fontana che tornerà in funzione, la musica di sottofondo, ovviamente le videocamere per controllare, perché purtroppo i vandali ci sono sempre, ma è un segnale importante che Como vuole riprendere il cammino anche con un info point, e questa è la cosa molto importante, come dice l'assessore al turismo Simona Rossotti. Il tutto non va dimenticato anche grazie al contributo economico del Rotary Como Club Baradello, davvero molto importante. E a proposito di recuperi, vi segnalo anche quello dello storico Grand Hotel Milano che si trova a Brunate, in una zona incantevole, meravigliosa, affacciata sul lago. Ebbene, questo Grand Hotel nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per la precisione, tornerà a rivivere. I lavori entrano nel vivo, gli architetti hanno presentato anche con il rendering, quello che è il progetto di una mega vetrata all'ultimo piano con vista mozzafiato del primo bacino del lago di Como. Davvero incantevole. Come incantevole è anche l'Hilton di Como, il Grand Hotel Hilton di Como, 5 stelle, lussuoso, tante camere e tanti dipendenti comaschi. È il primo mese e i risultati sono davvero molto significativi, come dice il direttore. E a proposito di turismo, c'è anche un'altra notizia importante che in questi giorni credo farà felice sicuramente i turisti, però anche i comaschi che a volte nelle ore di punta, nelle giornate di punta, si sono trovati in coda a fare il biglietto per la funicolare per salire appunto a Brunate. Ebbene, adesso, dopo che il Consiglio Comunale ha dato il via libera all'unanimità, e questo è un segnale importante, tutti favorevoli, maggioranza e opposizione, arrivano le biglietterie automatiche, e questo è un aspetto importante. Noi però ci permettiamo di dire anche un'altra cosa ai nostri responsabili per quanto riguarda il turismo: bene per la funicolare, ma altrettanto bisogna fare anche per la navigazione, perché una città turistica come Como non può permettersi le scene dell'anno scorso, lunghissime code a Ferragosto, ma non solo, nella stagione turistica, insomma, di turisti in attesa di fare i biglietti per salire sui biglietti, sui battelli, scusate, e spesso qualcuno è rimasto anche a terra perché il battello è partito senza aspettarlo, e questo non è accettabile per una città turistica. E per una città turistica come Como c'è una cosa veramente bella. A volte critichiamo i giovani, i ragazzi, gli studenti per il loro atteggiamento, ma in questo caso gli studenti vanno premiati, e bisogna evidenziare, lo abbiamo fatto anche su Como City nel corso di questa settimana, la loro bella iniziativa, quella della scuola Montessori di Como. I ragazzi hanno fatto una mappa molto schematica ma molto efficace per far capire quali sono i punti più importanti, più belli di Como. Bravi questi studenti della Montessori, anche ovviamente i loro insegnanti. E stanno portando avanti un progetto molto importante con il progetto Erasmus, e in questo caso davvero è un esempio concreto di studenti che si applicano, e molto. Noi chiudiamo questo focus di Como City, seconda settimana, parlandovi del carnevale. Siamo in una fine settimana molto bello, ricco di avvenimenti, carnevale a Como senza sfilate ma con tante iniziative per i più piccoli, olgiate. Sabato e poi martedì grasso Schignano, il clou del carnevale di Schignano, i bei e i brutti, ovviamente tutti se li ricordano, e poi domenica la sfilata anche del carnevale di Cantù. Però per Cantù c'è ancora una settimana di festa, visto che il rito è ambrosiano. E noi allora chiudiamo, perché la settimana che entra è quella di San Valentino, con una bella iniziativa che il Comune ha deciso di confermare, cioè
il grande cuore rosso per i selfie, per le foto, che si trova dove c'era anni fa la ex biglietteria del lago di Como. Bene, un'altra cosa bella e importante della nostra città che sottolineiamo con grande piacere e che abbiamo sottolineato anche sul nostro sito, che vi invito a guardare e ad approfondire sulle varie tematiche. Noi ci fermiamo, un saluto, grazie e alla prossima settimana.